Con il talk dal titolo Ragazzi, il pesce è a tavola, la dieta mediterranea, condotto da Stefania Renda, si è aperta la quarta giornata del Premio Saturno, la Sicilia che produce. Ancora un successo con una piazza Vittorio stracolma. Protagonista del cooking show per la gioia dei più golosi è stato lo chef Mirko Catanzaro. Gusto e innovazione nella sua carbonara di pesce. Abbiamo portato uno dei nostri ormai signature dish, ci accompagna da anni al nostro ristorante, la carbonara di mare, la nostra personalissima rivisitazione del piatto iconico italiano. All'interno si trova un bucatino risottato in uno zabaglione di cozze con un guanciale di totano alle erbette aromatiche. A completare il tutto, per mantecare, un burro acidificato, fermentato naturalmente con l'acciuga. E a dare la parte crunchy e affumicata ci aiuteranno un riso soffiato e una paprika affumicata. Il resto non posso dirlo io, sarei di parte. Tra i momenti più attesi quello della premiazione, particolarmente toccante il ricordo dell'imprenditore Gregory Bongiorno, scomparso prematuramente lo scorso mese di gennaio. Un uomo che amava Trapani e che tanto ha fatto per la città, ha sottolineato dal palco Vito Pellegrino, presidente di Sicindustria Trapani. Credo che sia assolutamente doveroso ricordare Gregory. Una persona che si è spesa parecchio per questo territorio, è riuscita con la sua capacità, con la sua caparbietà, insomma, ad acquistare credito qui in tutta la provincia, e sempre più spesso è stato determinante in parecchie questioni che hanno interessato e anche di un certo rilievo, insomma, il nostro territorio. Purtroppo Trapani, con l'invenir meno, insomma, di Gregory, perde una colonna portante. Io personalmente ho perso un fratello maggiore, un punto di riferimento. E sul palco del Premio Saturno anche l'assessore regionale Mimmo Turano. È la Sicilia vera, quella che noi siamo abituati a conoscere, a frequentare, che ci rende partecipi di un'infinita gioia con le imprese, con i servizi, anche con le feste che poi diventano celebrative di un anno di lavoro. E non è la prima volta che io sono qua e per certi versi ho visto anche nascere questo premio, l'ho sostenuto, l'ho accompagnato, perché è un premio vero dove si esaltano il cuore e la genuinità delle imprese siciliane e si ricordano gli amici che per questo territorio si sono spesi in maniera veramente generosa. Presente la sorella dell'imprenditore scomparso, Silvia Bongiorno, che ha consegnato il premio Saturno ai rappresentanti dell'azienda Adragna Pet Food, Vincenzo Adragna e Claudio Pappalardo. Il secondo premio della serata è andato all'amministratore della Sarco SRL, Antonio Spanò. A consegnare il premio il patron del Trapani Calcio e Trapani Shark, Valerio Antonini. Abbiamo costruito le basi. Adesso ci vuole un'annata di vittorie per portare il calcio in Serie C e il basket in Serie A. Sono molto ottimista, le squadre sono pronte, hanno fatto un ritiro entrambe importante, c'è grande attesa, domenica iniziamo il calcio, il basket dobbiamo aspettare qualche settimana, ma io sono molto molto concentrato, determinato, i ragazzi hanno capito che c'è un'annata veramente importante davanti, non possiamo sbagliare. Quindi non resta che gridare, Forza Trapani! Forza Trapani, avete sentito che bel urlo hanno fatto tutti i presenti stasera, quindi la città è molto ben coinvolta in questo progetto. Voglio sentire solo un bel Forza Trapani, vediamo se ci avete la voce. Forza! Bene, ci siamo! Giochi di luce e fuochi d'artificio hanno accompagnato la musica dance dei 40 che ballano i 90. La piazza è letteralmente esplosa. Tutti a ballare e cantare sulle note che hanno accompagnato un'intera generazione. Veramente i fenomeni siete voi che avete realizzato un capolavoro. Come dicevo poco fa, live 20 anni non è semplice mantenere questo appeal, no? Questo upgrade sempre alto. Quindi complimenti, state facendo un lavoro pazzesco. E grazie, perché per noi è un grandissimo onore stare qua con voi. Viva! Non è la prima volta per voi a Trapani. No, non è la prima volta, però ritornare è sempre un piacere. Ci sentiamo a casa, Trapani è casa.
Questa sera, in occasione della penultima giornata, sono in programma i talk dal titolo Il Made in Sicily sulle tavole dell'isola, con la presentazione del sondaggio Demopolis e il cooking show a cura dello chef Pino Maggiore. A partire dalle 22.30 si balla con la musica di Giaca and the Elimians e il One Night Show della DJ Woman Claudia Giannettino. Il premio Saturno chiuderà i battenti domani. Il programma di domenica prevede il talk dal titolo La multifunzionalità dell'impresa di pesca, il cooking show a cura del maestro panettiere Giuseppe Martinez e le ultime premiazioni.